Sapete cosa mi ha detto un distributore che mi ha preso per il culo per 5-6 ordini, quando non gli ho più fatto ordini e ho chiamato là, purtroppo sbraitando, con la front line, che in banca è quello che c'è dietro lo sportello, la front line di un'azienda di distribuzione, di qualsiasi altra attività, è la segretaria. Mi ha detto: signor Sgarbi, faccia una cosa, venga a Pianeta Birra e le offro una birra. Ma vaffanculo, ma io la tua birra non la voglio, anche perché poi perdo la patente. Io vengo a Pianeta Birra per non bere, sono matto? Ecco, volevo parlare di tutt'altro, ma siamo partiti così. Vado veramente a braccio, poi forse parlo del mio locale. Ho sentito tante cose, ma a qualcuno non so neanche se rispondere, perché come disse Guccini, qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, si è sposato, fa corriere ed è morto un po' peggiore. Questo signore qua, se sapeva che non poteva rimanere, cioè ditemi voi. Però io gli vorrei dire, visto che hai nominato la birra tedesca, ma tu sei mai andato in Germania a bere birra? E dove sei andato? Ma hai trovato tutti i tipi e gli stili di birra della Germania? Te la do io la risposta, che come Salgari non mi sono mai mosso da casa. No, e quindi non ci sono problemi. Se tu vai in Baviera, ti bevi solo le birre della Baviera, parlando di birre buone. E quindi che cacchio di problema c'è con sta distribuzione? Se sai di non poter distribuire un prodotto a Cannicatì, parlo da Mantovano, niente, te lo distribuisce a Manto e dintorni. E magari si organizza una cosa a tema, un festival, per portare là con un camion refrigerato sta birra incredibile che vogliamo far assaggiare a tutti. Ma non ci sono problemi di catene del freddo o quant'altro, ci sono se ce li imponiamo noi. Fate un giro in Germania, dovrete fare dei gran chilometri se vorrete bere tutti gli stili, non tutte le birre, perché voi a Monaco non berrete un cacchio se non i loro stili. Se volete una Halt, una Kölsch o una birra di Lipsia, dovete andare là. Ma provate ad andare qui in un locale a Verona tra due, adesso non vale che sia il Vinifoli, tra 3 settimane chiedere un Chianti, ma vi verrà dato, viva Dio, nonostante magari che il sindaco, beh insomma, ecco, un Aglianico sarà un po' difficile, però, Dio mio, qual è sto problema della distribuzione? Ci sono altri problemi, non ci sono problemi di distribuzione, ma le birre che arrivano in Italia e della Germania, lasciamo stare quelle di questi matti che portano giù birra al costo di versare loro perché scade domani, sono birre che, come diceva il maestro Coasca, sono morte e non c'entrano nulla con le stesse birre, stessa etichetta, con un'unica dicitura di lato che va giù e c'è scritto importi o exporti, è la stessa birra, vecchio zio. Ma anche le due gemelle Kessler erano uguali, ma ti assicuro che sono diverse, direbbe Renato Rasce. E quindi sono altre cose quelle che ci sono di là. E a noi arriva altra roba. Dov'è sto problema dell'importazione? E poi, Chico, io veramente non c'entro nulla, ho cominciato nel 2003 ad avere un'attività, ma quelli che hanno fatto i soldi, quelli che hanno lavorato e giustamente hanno tratto profitto, ma i vini li hanno sempre ordinati direttamente. Adesso non si ordinano direttamente per altri motivi, sto parlando di vini buoni, seri, eccetera, perché c'è un grosso problema, ci sono problemi di soldi, non vende più niente nessuno. Negli anni 70 si ordinavano le casse di Amaro e Fernet, adesso non lo può più fare. Quindi, come ordinavo 24 bottiglie di Chianti, 12 di Canaiolo e 17 e un omaggio di Ciliegiolo, mi posso ordinare 60 bottiglie di birra del Borgo o San Gabriel e non ci sono problemi. La distribuzione può essere un aiuto per me, una scappatoia, un voler far provare il prodotto. Quale banca? Chi è la banca? Per il problema dei soldi, non è solo quello, secondo me, tu hai limitato tutto ai soldi sul fatto che comprare direttamente dal produttore invece di andare a comprare da... No, è il contrario, ho capito male. È un problema di soldi per il fatto che io vado dal distributore, perché posso prendere diversi produttori, se invece vado direttamente da loro, oddio, là è il centro, qui è il nord, devo fare 2 ordini, invece andando direttamente da te faccio un unico ordine. Quindi è un problema, e chiedo scusa del termine, è un problema mio, ma altri problemi non ce ne sono di fare un ordine diretto. E ricordatevi che di birra, se tu vedi una bottiglia di vino, di birra ne vedi 3, in un attimo
e ti sto parlando di una realtà che, oltre a qualcosa di strano, propone tortelli con la zucca, agnolo in brodo, luccio in salsa, sbrisolona, che sappiamo sono presenti in tutti i menù delle birrerie, no? Tutti, dalla Pennsylvania a Codigoro. Detto questo, io ho trovato un grosso riscontro per quel che riguarda la birra, ma la cosa che mi fa piacere, e vi parlo, non ditelo a Marco, presidente del circolo, io bevo tuttora più vino che birra, ma per motivi tecnici che non vi sto a raccontare. Quindi parlo in maniera molto obiettiva, sono qua per caso in questa tavola rotonda, ma potrei andare alla tavola rotonda del vino. Ho trovato un grossissimo riscontro da parte del pubblico, e tra questi signori che ci sono oggi, qualcuno è stato in osteria, sa benissimo che non viene mai messo in un angolo che birra vuoi, ma neanche che pasta asciutta vuoi, perché magari vuoi solo mangiare un secondo. Vuoi un bicchiere di vino o di birra? Questo per dir cosa? Che mi ritengo un eletto a livello di birra, è stato il pubblico a sceglierci. Da noi ha trovato qualcosa di diverso rispetto allo standard mantovano? Sì, ma però non abbiamo fatto nulla di costrizione, e nemmeno la nascita del meraviglioso Circo del Lupolo nel 2006 mi ha imposto qualcosa. È stato un pungolo, questo sì, ma nessuno dei ragazzi soci del circolo mi ha detto: prendimi la Vesve Lettere, tipo una bottiglia e mezza, che di più non me la posso permettere. No, sono cose che ho fatto io di mia spassionata volontà, e tanto per aggiornarci sui vini siamo arrivati a 170. Però sono lì perché mi fa piacere, e perché abbiamo tanti personaggi stranieri che vengono a mangiare da noi, ma è il pubblico che ha scelto la birra. Quindi, collegandoci forse al discorso principale della tavola rotonda, perché birra, quali prospettive della ristorazione locale? Le prospettive sono zero, oppure 8 miliardi di milioni, dipende solo dalle persone. Veronelli, in un meraviglioso saggio che era Bere Giusto, diceva, citavo un proverbio veneto: io regola se devo andare io la regola. Non l'ho detto bene, ma sono contento, visto che sono mantovano, lungi da me dirlo bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni situazione ha il suo perché, il suo per come. Se non ci sono e Quasca diceva che un grande spettacolo c'è solo se c'è un grande pubblico, deve esserci da tutte le parti. Se ci alziamo già stanchi la mattina, ma non possiamo vendere nulla, non possiamo vendere vino. Il vino non lo venderemo mai, a meno che noi per vino non intendiamo i 7 vitigni della tua città e i 4 vitigni delle città attorno a te, e il vitigno Sborone, che siamo passati in 7 anni da Morellino, Nero d'Avola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dipende da che voglia c'hai e quanto di tuo ci metti. Si fa fatica? No. Si fa veramente la morte. La morte si fa, ma per qualsiasi cosa. Al punto che a me dispiace che sto parlando di birra, si potrebbe parlare di qualsiasi cosa inerente alla ristorazione e non solo. Se tu non hai voglia di proporla, siamo sempre lì. Sia chiaro che il discorso che ha detto lui di 17 euro la bottiglia, non è che se io la racconto sia giusto pagare, è giusto pagare se è giusto pagare, perché può essere, e può esserci anche un locale dove magari è una hollus e tutti i camerieri sono muti, tipo mio zio Acide, e non me la possono spiegare. Però se mi fido, se è giusto, perché nessuno si è mai incacchiato di bere un Lugana del signor era un bip a 19,50 euro, quando sappiamo benissimo che magari l'uva arriva dalla Germania, ma questo è un altro discorso. Volevo dire tante altre cose. L'unica cosa che mi chiedo io è: perché cavolo hai fatto ingegneria elettronica? Cioè, non mi cita Manzoni. Ah, ok, quindi è colpa sua. Va bene, allora l'ultimo intervento previsto, poi passiamo alla parola, che nel pubblico ci sono autorevoli interventi, è Stefanelli. Io mi rendo conto che l'argomento è molto caldo sul rapporto distribuzione locale, però
torniamo un attimo invece anche a quest'altro passaggio che secondo me è importante. C'è una, voi vi occupate di formazione al consumatore, però probabilmente anche al gestore, anch'io prendo volte delle lezioni per ATP, mi trovo di fronte a un brewer, gente che vuole aprire un impianto, che gestisce un locale, quindi c'è una forma di curiosità crescente di persone che, usciti dalla fase pionieristica, della singola curiosità, vogliono appassionarsi e vogliono conoscere più di birra. Dici semplicemente da quanto sei coinvolto in ADP, cioè se c'è una crescita da questo punto di vista. Sì, la crescita c'è, io sono coinvolto in ADP dal 2009, poi la mia è una figura un po' particolare, insieme a Mauro, il mio vicepresidente, nonché socio, nel nostro pub, nel B-Shop, ho una doppia veste, sia quella di docente e organizzatore di corsi che anche di pubblica in qualche maniera. Questa cosa è veramente, la posso vedere da due punti di vista. La richiesta da parte delle persone di aumentare la conoscenza della birra c'è, è nata la maggior parte delle volte negli anni passati con i semplici appassionati. Adesso sta crescendo molto la richiesta da parte di publican o gli stessi distributori. Uno dei miei distributori mi ha chiesto di organizzare un corso per i suoi clienti, perché naturalmente i suoi stessi distributori o agenti non hanno la preparazione sufficiente per poter spiegare quelle che sono le birre artigianali. Sentivo prima gli altri interventi e la figura dell'agente, diciamo, il distributore poco esperto, l'abbiamo vista anche noi, che però abbiamo avuto però contatti con persone abbastanza intelligenti, si sono messe subito nella posizione di: beh, allora se so qualcosa in meno dimmi la te, se sei già più esperto. Io naturalmente non mi sento depositario del verbo né ho il prisma della conoscenza totale, però noi abbiamo fatto perlomeno a Roma un lavoro molto intenso, tant'è che ormai da diversi anni abbiamo formato più di 350 persone che sono venute ai nostri corsi. Di queste 350 persone molti hanno aperto un pub, altri sono messi a fare la birra, qui ce ne stanno un paio, visto che sono i miei vecchi corsisti, diciamo. Per cui la richiesta c'è, ce n'è tanta. Io soltanto nel centro Italia sto seguendo corsi a San Benedetto del Tronto, a Pescara, a Monzano, all'Aquila, ad Artena, a Roma un paio di corsi l'anno, due o tre corsi l'anno rifaccio. Per cui la richiesta ce n'è tanta e sempre più crescente da parte di gestori di pub, di persone che si avvicinano alla birra artigianale. Io nel mio pub, per esempio, quando i nostri due soci, che non sono qui presenti, ci hanno chiesto di entrare per trasformare il pub da Heineken, diciamo, nel senso positivo della parola, a una birra artigianale, c'è stato un lavoro lungo di cultura. Venivano le persone: dammi una chiara, guarda, non c'ho questa, la vuoi assaggiare? Ma io l'ho abituata a quella di prima. Beh, assaggiala. Ho perso forse 4-5 clienti, ma ne abbiamo acquisiti una ventina, perché mano a mano sulla qualità, lavorando sulla qualità, c'è stata veramente una risposta. L'ho notata questa risposta anche nel nostro B-Shop, che abbiamo in un quartiere abbastanza popolare di Roma, dove magari anche le birre artigiane, con i loro costi, come dicevamo prima, hanno una valenza particolare rispetto a una bottiglia 0,66 che costa 2 euro, rispetto a una 0,75 mia magari che costa 9 euro. E lì piano piano c'è stata una conoscenza nuova e anche la disponibilità a spendere qualcosa di più per avere una qualità migliore. E questo l'ho notando volta per volta, ormai c'è la sera, il venerdì e il sabato, che arrivano le persone: c'ho questo a cena, che mi consigli? Magari c'ho per esempio una persona simpaticissima, che sono padre e figlio, sono russi, lui è un ingegnere, mi ha detto, però fa il muratore qua in Italia. Una volta o due volte al mese viene, si compra una birra buona, almeno bevo qualcosa di valido, insomma. Per ciò che riguarda i corsi, noi stiamo aumentando molto la richiesta e stiamo pensando addirittura di fare un secondo step. Il nostro corso, per esempio, dura 14 lezioni, sono 13 lezioni reali più una visita a un birrificio, spesso andiamo da Leonardo pure a fare la visita al birrificio. Sembra strutturato abbastanza bene, da, come dico sempre io, un punto soltanto di partenza, alla fine del corso non è certo un punto di arrivo. Però comincia comunque in ogni caso ad avere una valenza buona e la conoscenza aumenta.